Salve Signore, buonasera, benvenuti qui nella chiesa di Santi Cosme Damiano, eccellenza dell'Invisa, benvenuta anche lei, per questa passione di Mario Luzzi, che è stata celebrata la prima volta nel Venerdì Santo nel 1999 alla presenza di Sua Santità Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II. Oggi ho in mente tutto il giorno, che ho in mente quello che è capitato in Egitto ieri, ma è tutta la settimana che siamo bersagliati da notizie che vengono dall'Europa e dal mondo intero. Però ieri è stato un colpo grosso per noi cristiani, per la nostra famiglia di fedeli di Gesù Cristo. Gesù ha detto nel Vangelo: hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. E nel segno di questa persecuzione, che vi voglio invitare ad ascoltare questa passione, è un dialogo, un monologo dialogo tra il Figlio di Dio e il Padre Eterno, il Padre che è nei cieli, tra questo Figlio che, andando avanti verso la cima del Calvario, sempre di più ha la consapevolezza di donare la sua vita per qualcosa di grande, e questo qualcosa di grande è la nostra salvezza. Però ho in mente questa frase: hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Dedichiamo questo momento, che è anche un momento di preghiera, a queste persone che non ci sono più, a queste persone che hanno dovuto lasciare in maniera così drammatica la scena di questo mondo. Martiri dunque. Ieri a Palma, le palme che hanno celebrato l'inizio di questa settimana santa si sono dipinte di rosso, sono le palme dei martiri. E anche ieri abbiamo iniziato questa settimana santa nel nome di un re crocifisso. Il suo trono, non dimentichiamolo, è la croce, l'altare è la croce. E da questo trono, da quest'altare, il Signore misteriosamente ha portato la sua salvezza per tutta l'umanità. Chiediamo pace per queste persone che non ci sono più, chiediamo per noi la consapevolezza che la testimonianza la dobbiamo dare, e questa testimonianza deve essere, come dire, salda, appoggiata sulla roccia che è Cristo. Dobbiamo testimoniare Lui. E qui mi fermo, ancora un saluto a tutti voi, un benvenuto, buona visione, buon ascolto, buona meditazione, buona preghiera a tutti. Buonasera a tutti, benvenuti. Come diceva poco fa Don Claudio, era venerdì 2 aprile del 1999, la prima volta che fu ascoltata la lettura, che fu ascoltato il testo di Mario Luzzi per le stazioni della Via Crucis. Dal 99 ad oggi non si contano le volte che è stata ripetuta, sia a livello, diciamo, sacro come stasera, sia a livello laico nei teatri. Questa passione lascia stupefatti per come Mario Luzzi abbia saputo interpretare il dramma. Noi come associazione lo abbiamo presentato ben due volte negli ultimi due anni nel Duomo di Milano, una volta a Santa Maria delle Grazie, una volta in Toscana alla Badia Fiesolana. Ma ieri pomeriggio, per l'appunto, ho saputo che è stata presentata alla Basilica di San Miniato al Monte a Firenze, alla presenza dell'abate Padre Bernardo. Sulla passione non vi dico nulla, perché poi parlerà Armando Toro. Do solo due o tre
Partiamo dall'ultima, la più semplice. Al termine della nostra serata tutti potranno ritirare gratuitamente l'opuscolo che rappresenta tutto il testo della Passione, poi c'è la cartolina attualizzata della nostra scultura e poi altre cose che riguardano sia Ventolino Venturi sia Mario Luzzi. Ci piace annunciare con gioia nei confronti della pietà che abbiamo qui in questa bella chiesa che proprio oggi siamo stati chiamati da Milano e abbiamo saputo, siamo stati informati che il comitato scientifico della veneranda fabbrica del Duomo ha deciso quando noi faremo trasferire questa scultura, quindi quando la scultura lascerà Mendrisio, ha deciso di esporla nel museo del Duomo di Milano. Questo chiaramente è un grande onore per la scultura ed è anche una conferma che certamente abbiamo fatto un passo importante e di qualità sotto il profilo proprio di aver interpretato Venturino e la sua scultura come veramente molto meritevole di stare nei posti altolocati. Quindi dopo la nostra chiesa, pensate, la scultura andrà esposta al Museo del Duomo. Questo ci fa molto piacere. Adesso lascio la parola alla direttrice del Museo Ventolino Venturi, Lucia Fiaschi, e dopo sentiremo ancora Armando Toro. Buonasera. Dunque, era giusto appunto l'aprile del 1999 e Ventolino Venturi e Mario Luzzi si trovarono ancora una volta insieme per la Via Crucis di Papa Wojtyla. Le immagini che tutti in mondovisione videro erano appunto tratte da opere di Ventolino Venturi che stasera poi potrete apprezzare sul grande schermo che è qui a fianco a me. Era il 1996 e Ventolino Venturi ultimava la sua grande pietà, un blocco di marmo di Carrara del peso di 2 tonnellate. Erano entrambi dunque vecchi, era vecchio Mario Luzzi ed era vecchio Ventolino, eppure entrambi non erano affatto vecchi. Una riflessione breve sui due grandi: non hanno conosciuto l'invecchiamento, sapete perché? Perché non hanno mai cessato di avvertire negli altri la sofferenza. Alle volte l'uomo che invecchia si distacca dalla sofferenza altrui, non la vede più, perde l'empatia con gli altri, perde la facoltà di toccare l'anima degli altri, nei dolori grandi o nei piccoli. Ebbene, né Venturino né Mario Luzzi sono in questo divenuti vecchi. Sono uomini che hanno vissuto a lungo entrambi, ma hanno vissuto a lungo senza conoscere l'invecchiamento. L'hanno conosciuto nel corpo, forse, ma certamente non nell'anima. Venturino affrontò la sua pietà con l'animo vergine, anche se aveva quasi 80 anni, e Mario Luzzi la sua Via Crucis, con lo stesso animo vergine. Un caso loro straordinario di fratellanza, erano realmente amici nella vita, ma la loro amicizia era alla fine un sodalizio, divenne poi un sodalizio singolare, e davvero uno nella parola e l'altro nello scalpello o nella matita. Entrambi insieme, senza distinzione, senza un prima e senza un poi. Ed erano entrambi abituati alle sfide ardue, non avevano paura
di una via Lucis, di una via Lucis, e non ebbe paura Venturino di una pietà, e non ebbe paura nemmeno quando gli venne in mente e me lo confidò: guarda, devo fare, l'abate di Vallombrosa mi ha chiesto se potevo fare per lui un Cristo delle Beatitudini. Io gli risposi, dico, guarda, è uno dei testi più difficili, la storia dell'arte ne conta pochi, perché è un testo sublime. E lui lo fece. E cosa fece? Una grande tela, un grande Cristo ammantato di rosso, con le braccia allargate, come se fosse una sorta di Madonna della Misericordia, sotto il cui manto ci stiamo tutti, perché questa è l'interpretazione delle Beatitudini. E la pietà, cos'è la pietà di Venturino? Sì, lo schema è michelangelesco, evidentemente, ha riflettuto a lungo su Michelangelo, sia la Rondanini sia la pietà dei Vaticani, ha scelto poi l'iconografia della pietà dei Vaticani con il Cristo sulle ginocchia della madre, ma è ben altro, è una pietà che ha, come dire, il Cristo che rientra nel corpo della madre e dalla madre rinascerà ancora una volta alla vita eterna, perché è nella madre che lui è nato, quella medesima fanciulla che vide in un istante la sua nascita e la sua morte, ma anche la sua risurrezione, ed essa ebbe fede. E dunque il volto della madre con il corpo ferito, morto del figlio, esprime un dolore insopportabile, quello che non ha parole, ma nello stesso momento emana per noi un'immensa serenità. Lascio a voi, naturalmente, il godimento della straordinaria passione di Mario Luzi. Proviamo insieme a ritornare alla fine del millennio scorso, alla fine del secolo scorso, quando Giovanni Paolo II chiama Mario Luzi e gli chiede di scrivere la Via Crucis per il Colosseo. Era una tradizione della Settimana Santa, una tradizione che risaliva addirittura al Settecento, al Papa Benedetto XIV. E la Via Crucis, tradizionalmente, fatta di 14 stazioni, era stata nel 1991 proprio da Giovanni Paolo II cambiata non nella sostanza ma nelle stazioni. Giovanni Paolo II nel 1991, proprio per la Via Crucis al Colosseo, decise non di cominciare dalla tradizionale condanna di Gesù, che era la prima stazione, la condanna a morte, ma aveva deciso di cominciare con Gesù nell'orto degli ulivi. E quando Mario Luzi riceve questo incarico, anche lui è invitato a seguire Gesù all'orto degli ulivi. Noi tutti ci chiediamo che differenza fa iniziare una Via Crucis da una condanna a morte oppure negli orto degli ulivi. E la risposta la dà Mario Luzi mirabilmente all'inizio della sua Via Crucis, quando usa una parola che ha una storia infinita e una storia anche terribile, la parola angoscia. La parola angoscia la mette in bocca al Figlio di Dio, che in quel momento sta affrontando forse la prova più dura del mistero della redenzione, e ovviamente prova l'angoscia e, riferendosi al Padre, gli dice chiaramente: tu non sai cos'è l'angoscia, ma io la sto provando. E Giovanni Paolo II scelse proprio Luzi in quel momento, un pontefice che aveva sofferto, stava anche fisicamente, era provato. Mario Luzi era un poeta che ormai tutti conoscevano, che aveva cercato come pochi altri di salvare la parola, di salvare il significato della parola, e portando la sua parola nel momento più doloroso della vita di Gesù, aveva dato un contributo che effettivamente capiremo forse nel tempo. Del resto la Via Crucis è
è qualcosa che è nato da una devozione quasi millenaria. Tradizionalmente qualche apocrifo ricorda che Maria ritornò nei ponti dove Gesù soffrì, dove percorse con la sua presenza terrena i momenti dolorosi della salita al Calvario, ma soltanto al tempo di Francesco d'Assisi, e precisamente qualche anno dopo, nel 1294 addirittura, un domenicano, Rinaldo di Monte Croce, ripercorre di nuovo la via dolorosa, la via crucis percorsa dal Cristo. Da quel momento, da quegli anni, c'è tutto un susseguirsi di tradizioni che la Chiesa dovrà regolare, dovrà anche, diciamo così, interiorizzare. In un primo tempo si doveva andare in Terra Santa e ripercorrere proprio i luoghi veri, poi lentamente, anche con disposizioni di Clemente XII, di Benedetto XIV, di altri papi, ogni chiesa poteva rappresentare quella via dolorosa attraverso le 14 stazioni. Ma, ripeto, tradizionalmente si partiva dalla condanna a morte di Gesù, da quel verdetto che gli uomini hanno pronunciato nei suoi confronti. Giovanni Paolo II fu un papa estremamente particolare. Per testimonianza di un amico della Fondazione Nuzzi, di Giovanni Reale, che fu un filosofo, e penso che tutti ce lo ricordiamo, che ebbe molti inviti a cena dal Papa. Il Papa voleva parlare con lui di filosofia e molte volte gli chiedeva delle cose riguardanti Kierkegaard, riguardanti Aristotele, riguardanti le letture che faceva durante i momenti di respiro o di preparazione spirituale. E a noi piace pensare che proprio questa scelta di Giovanni Paolo II fu estremamente importante, affidandola a Mario Nuzzi, che effettivamente rovescia quello che è un percorso doloroso in un discorso e in una situazione angosciosa, in un dialogo che si apre a mille nuove situazioni. La Via Crucis sembra incredibile, ma con Giovanni Paolo II ha una nuova funzione, una nuova forza, e attraverso la testimonianza di Nuzzi diventa non solo letteratura, ma anche meditazione, preghiera, testo mistico. Noi cosa possiamo aggiungere? Ogni stazione della Via Crucis, nelle chiese di tutto il mondo, da quelle del Seicento spagnolo, quelle che nel Settecento vennero donate da Clemente XII, a tutte le altre, avevano magari delle ispirazioni, potevano essere dei quadri popolari oppure dei quadri di grandi artisti. Gli uomini con le loro forze hanno cercato di immaginare cosa successe in quei momenti, in quelle situazioni. Questa sera possiamo dire, prima della recita, prima della, ovviamente, di ascoltare questa Via Crucis, ascoltiamola tenendo presente la parola angoscia, che effettivamente molte figure di Venturino Venturi e questa pietà, che è qualcosa di particolare, questa madre che accoglie nel proprio grembo colui che in fondo è anche il suo genitore, effettivamente ha ispirato un po' questa Via Crucis che Giovanni Paolo II gli ha chiesto. Il dialogo col padre è qualcosa che ritorna anche attraverso le sofferenze della madre, e questo mistero si amplia a dismisura laddove non soltanto c'è un dialogo misterioso tra le parti di Dio stesso, ma anche tra quelle parti che il divino ha proiettato nella natura umana tra Maria e Gesù. Mario Nuzzi è stato un grande poeta, nessuno lo può mettere in dubbio, ma i poeti, si sa, non hanno tempo, hanno bisogno di solito di decine d'anni, di secoli, per essere ben sistemati nella storia. Una Via Crucis gli uomini la riscoprono lentamente, ci mettono 2000 anni quasi per capire che si può partire dal giardino del Getsemani, dall'orto dei mulini, e forse non dalla condanna. Lo può capire un papa che poi diventa un santo, un papa che fa meditazioni filosofiche, un papa che dice: state attenti,
l'angoscia di Gesù è più importante forse di molte altre situazioni. Infatti nella Via Crucis che Giovanni Paolo II fa al Colosseo nel 1991, per la prima volta partendo dall'Orto degli Ulivi, non ci sono le cadute, non ci sono molti momenti, però ci sono quelle azioni umane che rimangono così ficcate nella nostra memoria, cioè l'angoscia degli Ulivi, il tradimento di Giuda e poi via via sino quella serie di stazioni che portano al Calvario. È difficile oggi per noi quasi decostruire quello che è avvenuto. Un Papa che ha un'intuizione, un poeta che la mette per iscritto, un'angoscia che viene messa nel Figlio di Dio e questa angoscia viene riversata nel mistero di Dio stesso. Cosa possiamo aggiungere? Di fronte alla violenza che non cessa mai di opprimere il mondo, di fronte ai fatti di questa settimana, è chiaro che questa angoscia ci invita a meditare, ma ci invita a meditare anche la possibilità che la parola dell'uomo ha per esprimere quello che è successo a Dio che si è fatto uomo. Ha scelto indubbiamente un grande poeta, Mario Luzzi, ma questa sua parola si rinnova ogni settimana santa e ci accorgiamo che ogni settimana santa è nuova e ci accorgiamo che le sue figure, le sue parole, le sue immagini ci aiutano a capire il senso della vita, il mistero di una redenzione, il grande atto d'amore che sta dietro tutto quello che noi stiamo celebrando in queste ore. Giovanni ha affermato che Dio è amore, non dobbiamo mai dimenticarlo, però per arrivare a quell'amore c'è stata tanta angoscia, la sentiremo all'inizio di questa Via Crucis, ricordiamoci di questa parola che Mario Luzzi ha voluto mettere lì come un chiodo ficcato così nella storia per farci ricordare che ogni parola ha un senso, ogni angoscia forse va provata, ogni amore va conquistato, va raggiunto, forse va infinitamente abbracciato come quello misterioso che Dio ha proiettato sull'uomo e nella storia. Adesso verrà Pino Tufillaro. La presentazione di Pino Tufillaro è semplice. Forse qualcuno ricorderà che nel luglio 2002, in una giornata splendida, presente Mario Luzzi, presente Armando Torno, presente addirittura il Cardinale Silvestrini, Pino Tufillaro lesse brani di Opus Florentino, opera di Mario Luzzi. Ecco, Pino Tufillaro si ripresenta quindi a Mendrisio, fedele luziano, convinto, per cui per noi è un grande piacere averlo con noi. Durante la lettura di Pino Tufillaro scorreranno le immagini le prime 18 immagini sono quelle relative alla passione, alla Via Crucis, che fu pubblicata nel libretto dell'editrice vaticana la sera del 2 aprile, per cui sono le immagini strette e legate alla Via Crucis del 99. Tutte le altre, sono oltre 130, riguardano la passione e la vita di Gesù Cristo e soprattutto le ultime 6 o 7, vedrete che sono i disegni, diciamo, ispiratori, i segni, non vorrei dire disegni, i segni ispiratori per Venturino per realizzare questa pietà.